presepe vivente a Orezzo in chiusura delle festività, tantissima la gente, ma tantissime soprattutto le persone che collaborano alla realizzazione. Chi siete? Allora, l'organizzazione principalmente è curata dalla Proloco e dalla parrocchia di Orezzo. Siamo alla 20ª edizione, fortunatamente siamo riusciti a mantenerla per tutti questi 20 anni, con ovviamente gli alti e bassi del caso, però ogni anno vediamo che la partecipazione soprattutto di comparse e anche di persone che vengono a farci visita è sempre numerosa, probabilmente anche in crescita. E questo ci dà sempre un bel conforto per continuare e reinterpretare un po' ogni anno la natività e insomma il presepio con i mestieri che rappresentavano un po' il modo di vivere di una volta. Insomma, cercavano di coniugare sempre un po' la parte di mestieri con quella un po' gastronomica, in modo che anche la gente che viene sia un po' contenta, vada a casa contenta e anche salfe a volte. Insomma, ecco. La particolarità infatti per chi arriva qua è di sentirsi subito avvolto in un clima di passato. La via che avete scelto aiuta, perché anche le case e tutto, quindi insomma c'è anche la voglia di riscoprire un po' le nostre origini. Infatti, fortunatamente ancora tante persone sanno o interpretare o appunto svolgere mestieri comunque che ormai non si vedono più. E fortunatamente alcuni mantengono anche oggetti, attrezzature e materiale vario che può servire appunto per interpretare appunto queste scene. E quindi grazie a queste persone che conservano un po' lo spirito di un tempo, riusciamo ogni anno a inserirli in questa via che ben si presta appunto per tante costruzioni ancora di una volta, un po' con le vecchie lobby, le vecchie casamenti un po' degli anni scorsi, degli anni 20, 30 e a seguire, insomma, ecco. E un'altra cosa particolare che credo che vedere Orezzo così non capiti tutti i giorni, quindi lo sforzo di portare qua un sacco di gente è sicuramente ripagato. Esatto, soprattutto questa settimana in cui abbiamo avuto diversi giorni di acqua e ce ne siamo andati a casa belli fradici e infreddoliti. Fortunatamente anche il meteo ci ha dato una bella mano proprio oggi con un sereno spettacolare e ecco appunto la soddisfazione di vedere poi ripagati gli sforzi con una partecipazione molto numerosa come da qualche anno a questa parte, per cui siamo molto contenti. Se mi è concesso di ringraziare in particolar modo tutte le persone che si sono prestate appunto soprattutto sotto l'acqua e il freddo in questi giorni, chi comunque ci dà una mano sempre durante, dopo, anche di nascosto e non si fa vedere insomma durante la manifestazione, e chi invece fa la comparsa, quindi un grazie veramente a tutti e anche agli abitanti della Contrada che comunque per la pazienza vanno sempre ringraziati, perché è sempre un disagio un po' per tutti chi ci abita, insomma. E per chiudere, la cosa più bella è che il bambino che fa Gesù Bambino è proprio di Orezzo, e lascio dire a te quanti giorni ha. Esatto, se non ricordo male dovrebbe essere nato l'11 dicembre, per cui siamo a neanche un mese di vita, però abbiamo visto che è ancora bello tranquillo, la mamma era entusiasta di farlo, il papà l'ha seguita volentieri, per cui ecco anche la natività made in Orezzo, anche quest'anno siamo riusciti a reinterpretarla, insomma.